commedia molto particolare, ci sono un po' tutte le maschere della commedia dell'arte, e la mia scrittura ho cercato di inserire proprio ciò che è stato perso in questi anni, no? Un po' la nostra tradizione della commedia dell'arte. Ecco il mio Pulci Pulci, ecco il mio Pinocchione Pinocchione. Pulcinella, e come ti permetti di dire queste cose a tuo zio? È esagerato, mi chiami Pulce Pulce. Ma in senso affettivo, il mio Pulcinino. Il mio Pidocchino. L'unica figura che manca, che cosa importante, è proprio l'Arlecchino, cioè quello lo zaino più importante. Ma volutamente l'ho messo all'interno della commedia sui trampoli, proprio per questa sua grandezza, per questa sua maestosità. E infatti entra prepotente sulla scena insieme alle altre maschere. All'interno di questa struttura drammaturgica abbiamo Scaramuccia, Pulcinella, Isabella, Flavio, Leandro, un po' Balanzone, Capitan Fracassa, Scaramuccia e tanti altri. Balanzone, grande illuminare, ma tra gli avvocati professore, e quando qualcuno mi chiama, il problema non c'è. Prigioniero? No, forestiero! Non è di qui! Ho capito! Non sono mica solo! Avresti bisogno di farlo la prossima volta, che è stonato come una campana. Deve tenersi in allenamento, anche se questo non ti servirà sicuramente a migliorare. Secondo te, Colombina, non bisognerebbe sposare chi si ama? No, principessina Isabella, bisogna sposare l'uomo scelto da vostro padre, il re Pantalone. Scaramuccia, lo sapevo io! Principessina Isabella? Carino, all'ultima moda, vi do. Se vostro padre re vedesse il vostro stupido atteggiamento, vi farebbe cacciare da... Tatabu! Senza spaura, ste tremore, sve ordino di attaccarle! E il vostro capitano Fracassa vi osserverà dalla prima stella montagna per vedere se i suoi insegnamenti... L'uomo di uova, l'uomo non c'è, con cui sei te! Ah! Che si è impiccato Pulcinella! Si caccino suo padre e suo zio dal palazzo reale! Si arrivi il suo asino senza neppure fargli il processo! Guardia, volevate vedermi, mi avete fatto chiamare! Sì, ho da dirti una cosa importante. Sono tutto re. Il capitano Scaramuccia ha trovato il modo per disfarsi di te. E perché va? È semplice. Oramai il popolo invoca il tuo nome a viva voce, soprattutto dopo il tuo trionfo contro gli spagnoli di Capitan Fracassa. Se capisci! Oh, e ne primi ventunni! La mia sfera di cristallo ancora una volta la mia tradita! Oh, se riuscirò a trovarlo lì, abbiamo anche l'inserimento di Lara Croft, una nuova maschera che ho inserito all'interno della commedia, ha una sua storia, lei è alla ricerca ed è stata catapultata da un bambino che la sta giocando all'interno di questo secolo e di questa commedia, e anche lei ha la sua storia. Donerà eterna giovinezza a chi saprà con le scienze e con la medicina penetrare negli occhi oscuri delle sue radici. Poi c'è il Pantalone, ovviamente, e tutte le maschere della commedia. Siamo 21 artisti, tutti bravi, tra trampolieri, giocolieri, attori e cantanti. La commedia sta funzionando, insomma, buon pubblico, 1600 persone al giorno sono tante, quindi significa che la cosa funziona, gli applausi poi dicono la loro. Speriamo di continuare così.
ogni commedia finisce in canzone. Eppure lui suona un mo' trombone. Pulcinella ha trovato l'amore e chiude la storia e re pantalone. La prima fa questa, ti faccio l'attore e mi inchino al mio pubblico da servitore.